Fate il disordine nella mia cameretta, che lo possiate apprezzare. Certo, come si fa ad apprezzare il disordine? Il disordine non piace a nessuno, soprattutto quando lo si vede nelle stanze altrui. Quindi non lo saprete apprezzare e non mi scuserete, ma insomma, dicevo, non sapevo di che trattare in questo video. Ma visto il successo che ho raggiunto nei live precedenti, che difficilmente si raggiunge molto successo con i live, ho deciso di fare un live oggi, adesso, perché avevo l'occasione di fare il live. Poi sapete che io c'ho un mio stile personale, che lavorano in secondo piano. In pratica uno starà lavorando nell'attico, vabbè. Ma mi arrivano delle notificazioni, ma devo fare il live. Claudio Tezzano ha caricato, non sta in live. Allora vediamo, come sempre, di fare la compilation del video. Ringrazio a Samantha di avermi fatto delle domande, io gli ho dedicato un video. Vi ricordo a tutte e tutti voi che se avete dei temi dei quali vi piacerebbe che io parli, di farmi delle domande. E adesso vediamo un po' di modificare il video, perché devo metterci una parte che ormai metto in tutti i video. Vi ricordo che io sono presente in Instagram, in Dailymotion, in Vimeo. Quindi ecco qua che vi metto la descrizione del mio ultimo video sotto questa. Vediamo un po'. E poi parliamo delle notizie varie, perché no, non mi viene in mente un argomento specifico. Poi vorrei che molti di voi collaboriate nella mia live, però ecco, a quest'ora magari non c'è nessuno. Poi io non sono uno youtuber che ha migliaia di iscritti come Mario Circello. Vediamo un po', scusate il silenzio. Che mi si è impicciata la tastiera, quindi ecco fatto. Poi mettiamo i tag. Ultime notizie, attualità. Adesso sono qui con voi. Lo so che questo va contro i miei video, perché se aspetto un po' troppo a iniziarli. Ecco qua, ho salvato tutte le caratteristiche, vabbè, le schede non le metto adesso, ma in questo modo i miei video li carico tutti in Creative Commons Attribution. Quindi riutilizzo consentito. Poi sono disoccupato, ricevo molti complimenti da molti di voi, vi ringrazio, però se volete veramente aiutarmi, io che non sono il classico youtuber che chiede denaro, che mette la PayPal, io non credo che bisogna chiedere del denaro alla gente, bisogna guadagnarsi il denaro facendo i video. Allora vi chiedo cortesemente di, se vi interessano i miei video, non solo questo, non giudicate il mio canale da questo video, ma da tutti quelli che ho fatto. Li ho fatto da 7 febbraio 2013. Il 7 febbraio 2019 il mio canale farà
6 anni. Quindi guardatevi i miei video, anche quelli più vecchi, e commentateli per farmi sapere cosa ne pensate e condivideteli affinché altri possano commentarli, e poi magari aiutate il mio canale a crescere e a me a guadagnare qualcosa. Detto questo, volevo dirvi per l'ennesima volta che io appoggio molte cose che fa questo governo, perché veramente sono misure delle quali si aveva bisogno. Il reddito di cittadinanza è una cosa che è sempre esistita nei paesi del nord Europa. Non so perché si grida allo scandalo in Italia, ma è sempre esistita. È sempre esistito questo fatto di aiutare la gente ad avere famiglia. Perché si debbono aiutare? E magari è giusto aiutarli, gli extracomunitari che vengono in Italia e non si aiutano le famiglie italiane ad avere dei figli, perché quelli che vengono in Italia sono abituati, magari sono dei professionisti e sono abituati a avere 100 euro o 1000 euro al mese, e invece in Italia famiglie di professionisti che rimangono senza lavoro non hanno un assegno di cittadinanza, di sussistenza e poi di famiglia, e quindi non possono fare figli perché è troppo costoso per gli italiani avere figli, mentre gli extracomunitari abituati a avere famiglie patendo la fame qua vengono a trovare l'America. Quindi io dico che questo assegno di cittadinanza non è per nulla qualcosa che manderà alla rovina l'Italia. E poi un'altra cosa che non si discute mai, io voglio lasciare questo titolo generico perché altrimenti dovrei fare troppe descrizioni, non mi va. Io ho sempre trovato giusto pagare l'IVA e adesso vi spiego perché. IVA significa imposta sul valore aggiunto. Allora, il produttore, per esempio l'agricoltore che coltiva ravanelli, paga l'IVA su quello che guadagna perché ha avuto delle spese ma ha generato degli incassi. Poi ci sono vari intermediari fino ad arrivare al mercato generale, al grossista. Purtroppo in Italia ci sono più di 15 intermediari fra l'agricoltore e il mercato generale, e sappiamo che molte volte c'è certa connivenza anche con la criminalità organizzata. Allora si arriva al mercato generale, che anche il mercato generale deve pagare l'IVA, e la scarica sui commercianti, sui supermercati e sugli ipermercati. Va bene, fin qui non ci piove sopra. La paga il commerciante, l'imprenditore che ha una cooperativa, un ipermercato, un supermercato, eccetera. Ma poi alla fine tu vai al supermercato, alla cooperativa, compri un chilo di ravanelli, se ce la fai, se non compri solo 100 grammi o un mazzetto, e vedi che oltre il prezzo ti scaricano l'IVA. E quello è giusto, perché dov'è il valore aggregato per il consumatore? Cioè, io sto comprando i ravanelli e mi fanno pagare l'imposta sul valore aggregato, me la scarica a me il supermercato o la verdureria, ma io non vado a rivendere i ravanelli, anche perché una volta che li ho comprati a prezzo di consumatore è difficile che li possa vendere, a meno che non usufruisco di un 50% di sconto e poi pretenda vendere i ravanelli prima che sia appassiscano e marciscano al 100%. Ma in effetti non è giusto che io paghi l'IVA, che deve pagare il supermercatista, l'ipermercatista, che deve pagare l'agricoltore, che deve pagare il fruttarolo, il fruttivendolo. Io come consumatore non ho valore aggiunto, valore aggregato. Io consumo i ravanelli, io se ho comprato questo cellulare ho pagato pure, in realtà me l'ha regalato mia madre per Natale 2015, è uscito nel 14. Se mia madre mi ha comprato questo cellulare,
lo ha comprato pagando pure l'IVA, ma non è giusto, perché il negozio di elettrodomestici si deve fare carico dell'IVA, non che la deva pagare mia madre comprando il cellulare, capito? Sui 400 euro, non so quanto è costato, ha pagato pure il 20% di IVA, e non è giusto, perché io non è che sono un professionista e che genero ricchezze col cellulare. Magari YouTube mi pagasse come per dichiarare il reddito. Intanto c'è il mio cagnolone che abbaia, non so se si sente, ma sta sul balcone. Allora, se io devo comprare un nuovo computer che magari YouTube mi paga, grazie a tutte e tutti voi, devo pagare l'IVA sul computer. Ma non è giusto, perché vado in un ipermercato, in un supermercato, in un negozio di elettronica, e sono loro che hanno il valore aggiunto, perché loro pagano il prodotto e poi lo rivendono, e la differenza fra quello che spendono e quello che incassano è il valore aggiunto. Ma non io, non mia madre con la sua pensione, non io con i soldi che mi dà mia madre, perché YouTube mi ha dato solo 150 dollari. Quindi ribadisco, molti di voi mi lasciano dei bellissimi commentari, mi lasciano attonito, però poi non commentano tutti i miei video e non condividono i miei video. E allora, voglio dire, mi aiutate così, vedete i miei video, ma non solo gli ultimi che ho lasciato in descrizione, guardateli tutti. Ho fatto dei video corti di meno di 5 minuti, ne ho fatti un sacco. Comunque, volevo dirvi, veramente, perché noi consumatori dobbiamo pagare l'IVA? È ingiusto. È come dire, è una tassa sulla produzione di ricchezza. Ti sei arricchito vendendo dei cellulari, paghi le tasse. Non che hai comprato i cellulari e te li scaricano a te quelle tasse sull'aver generato ricchezza. Capito? Non ha senso. Perché già che le pensioni sono tassate, gli stipendi sono tassati, i guadagni alla lotteria sono tassati, ti tassano l'eredità, ti tassano la seconda casa, ti tassano tutto, ti tassano il denaro. C'è l'inflazione, che è una forma di tassa, e non so se dà fastidio al cane adesso. Come pittoresco il pigiama nella porta ti tassano dappertutto, ma ti tassano pure sul consumo, perché l'IVA è una tassa e noi siamo tartassati. Poi oltretutto in Italia ci abbiamo l'IVA sul valore aggiunto, che per il consumatore un'IVA è una tassa sul consumo, diventa, se te la scaricano a te, che la deve pagare il commerciante, l'imprenditore. Ci abbiamo una tassa del consumo che è la più alta d'Europa. In Svezia, non so, c'hanno il 4%, il 2%. Allora vabbè, 2%, ma noi ci abbiamo il 20%. È ingiusto che se un cellulare costa 1000 euro, 200 euro sono di tasse, allora lo paghi 1200, capito? Invece di comprarti un cellulare di 1200, devi comprarlo di 1000, perché quello di 1200 viene con 240 di tasse, quindi costa 1240. No, 1200, sì, 1240. Quindi voglio dire,
se non arrivi a invece se arrivi a 1000 euro, non puoi comprarti il cellulare perché 200 sono di tasse, devi comprartelo da 800 perché poi ci mettono l'IVA e arriva magari a 2000, a 1000 euro. È ingiusto. Chi produce ricchezza deve pagare l'IVA, non chi consuma, perché chi consuma permette a chi vende di produrre ricchezza, giustamente, e a chi fabbrica, chi produce. Altrimenti ci ritroviamo con il paradosso che i contadini e gli agricoltori prendono 10 centesimi la cassetta di carote, la cassetta, e poi siccome vendono ai mercati generali già 15 volte più caro e al supermercato 40 volte più caro, si paga dai 4 agli 8 euro il chilo di carote, il chilo, o magari 2-3 euro il chilo di carote quando gli danno 4 centesimi al contadino, e non è giusto. E poi ci mettono l'IVA ai consumatori, quando invece con tutto quello che non tanto i fruttaroli, ma soprattutto i mercati generali, gli intermediari che arrivano fino ai mercati generali e poi gli ipermercati, ma soprattutto quelli che stanno dentro i rivenditori dei mercati generali, hanno per pagare l'IVA e per rimanere zitti, non lamentarsi, invece ce la scaricano a noi e nessuno ci difende come consumatori. Noi non dovremmo pagare l'IVA, capito? Sono stato chiaro? Ecco. Poi mi sembra giusto il discorso di Conti o Conte. Conte è un vero Conte. Io lo appoggio. Io ho detto in Instagram, seguitemi in Instagram. Mi stanno seguendo in molti, mi mettono molti like. Guardate le mie ultime foto, c'hanno centinaia di like. Se voi volete essere seguiti in Instagram, mettete, mi raccomando, l'hashtag Santenchan. Perché in questo modo sarete seguiti, perché la gente cerca molto, ecco, ve lo scrivo qua, vi lascio il mio canale, il mio account di Instagram, però qua vi scrivo il mio hashtag che c'ho. Qua l'antivirus ha finito e ha occupato lo schermo, grazie. Qua vi lascio il mio hashtag in Instagram, perché vi svelo un segreto: già alcuni amici miei stanno utilizzando questo metodo di mettere l'hashtag Santenchan tutto attaccato, e di mettere anche il mio chiocciola Santenchan, che è l'account. Vedete, ve lo lascio nel chat, perché in Instagram tutto il mondo cerca hashtag Santenchan per mettergli like. Se voi ai vostri post gli mettete hashtag Santenchan, sono sicuro che riceverete come minimo dozzine di like nei vostri post. Io ve lo dico perché ultimamente sto ricevendo, e andate a guardare nel mio profilo di Instagram, sto ricevendo veramente centinaia, se non migliaia, di like al giorno, centinaia di like a foto. Andate a guardare, vedere per credere, come diceva qualcuno. Ecco, qui vi e quindi se mi lasciate moltissimi like, poi vi saluterò in un video. Ma mi raccomando, andate a vedere il mio Instagram, perché e mettete l'hashtag Santenchan nelle vostre pubblicazioni se volete che abbiano un grande seguimento, perché vi assicuro, vado più forte in Instagram purtroppo che no in YouTube. Se ricevessi gli stessi like in YouTube per tutto quello che faccio in YouTube, a quest'ora sarei il primo nelle tendenze YouTube Italia.
Allora, dicevo, mi sembra giusto quello che fa Conte, quello che fa Di Maio e quello che fa Salvini, che io a loro gli ho detto in Instagram che ho fatto dei video, e veramente ho fatto dei video dove parlavo bene e li appoggiavo di molte cose che stanno facendo. Premetto che io non sono necessariamente un pentastellato o un grillino e quindi non ho preferenze politiche, ma ho fatto questo video che adesso vi do qua in live. Non riesco a trovarlo. Come sempre, ah, ecco qua, vediamo, copia l'indirizzo link. Ecco, questo è un video, l'ultimo video che ho fatto appoggiando Matteo Salvini. Eccolo qua, ve lo lascio nel chat, se voi lo andrete a vedere nel chat. E poi anche quest'altro, difendendo il governo Conte e i suoi ministri e sottosegretari. Ecco qua, che in quel momento non mi ricordavo come si chiamava il presidente del Consiglio dei Ministri, il cosiddetto primo ministro Conte. Me ne scuso con Conte per non essermi ricordato il suo nome in quel video che vi ho messo lì, però anzi facciamo così, ve lo metto anche in descrizione qua, visto che ci stiamo, perché per me questo governo sta facendo delle cose meritatamente giuste, che l'Italia si merita. Vediamo di azzeccarci. Perché vi ho messo tanti video. E quindi vi vorrei dare questa dritta. Perché a me non mi è piaciuto ultimamente l'atteggiamento di Malta. Dicono che abbiano ucciso una giornalista con una bomba. Ecco qua, vi lascio, vediamo un po' se è venuto tutto bene. Tutte gli aggiornamenti sono stati salvati e vi ho lasciato qua. Naturalmente io non è che per convinzione ideologica appoggio molte delle cose che no, purtroppo non sono i link giusti. Allora vediamo un po', devo correggere i link. Sì, ho fatto un casino. Poi questo computer che è lento. Vediamo. Sì, un casino. Ah no, e sì, è venuto bene.
Sì, vediamo. Era ora che qualcuno facesse per l'Italia sbarchi clandestini e poi no, sì, mi sembra che sono incasinato. Ah, sì. Sì, tutto bene, tutto bene. Vi ho lasciato bene i link. Perché veramente io penso che bisogna aiutare gli italiani economicamente. Poi che non mi si venga a dire che non bisogna aiutare gli extracomunitari. Bisogna aiutarli, ma bisogna capire che non possono venire tutti in Italia. Che bisogna dargli gli strumenti per creare delle democrazie a casa loro e poi che noi si deve uscire dalla dipendenza con la Cina e con la Russia e con l'India, perché gli Stati Uniti già all'epoca di Nixon, con gli accordi commerciali fra Nixon e Mao Zedong, hanno creato il mostro attuale. La Cina ci sta divorando. La Cina si avvicina. La Cina ormai sta colonizzando il continente africano con le sue multinazionali. La Cina fa dumping perché in Cina, anche se ormai è un paese neoliberalista e ultracapitalista, non è più comunista di fatto, però il governo cinese deve essere socio almeno al 50% o 51% di ogni azienda. Quindi la Cina ha 5 banche di Stato che si possono indebitare fino al collo. Conseguentemente, loro possono fare dumping. Questo significa che un'azienda si indebita per produrre un prodotto e poi lo rivende fuori a metà prezzo e quindi fa fallire altre aziende. Prima si associa con loro. Per esempio, la Motorola era una compagnia che ha iniziato fabbricando radio, per quello Motorola, c'aveva a che fare con la motocicletta, eccetera, era la radio per la motocicletta nella fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Poi vediamo un po', poi alla fine, ultimamente si è indebitata e l'ha comprata la Lenovo, se non mi sbaglio. Le imprese cinesi si stanno comprando, ecco, Motorola è stata inizialmente un'azienda statunitense di attività nel campo dell'elettronica fondata nel 1928 con sede a Schaumburg, Illinois, un sobborgo di Chicago. Nel 2011 ha cessato di esistere come entità unica venendo divisa in due società distinte, la Motorola Solution e la Motorola Mobility. Capito? Quindi è defunta, qua c'è scritto defunta chiusa il 4 gennaio 2011 la Motorola. Questa è la verità. E poi che è successo? Ha prodotto microprocessori, orologi, telefoni cellulari, nonché di innumerevoli tipologie di componenti elettroniche adatti per svariate applicazioni, dai diodi ai circuiti integrati. La Motorola sviluppò anche il sistema di identificazione tramite riconoscimento biometrico AFIS, che non so che cos'è. E poi
Motorola chiude nel 2012 la sede in Italia. Nel 2017, causa scarsa vendite generali, Lenovo ha deciso di riutilizzare e reintegrare il marchio Motorola, cancellando definitivamente il marchio Lenovo Moto. Tutti i prodotti saranno venduti con il marchio Motorola, senza riferimenti a Lenovo. Inoltre, anche in Cina, Lenovo impedirà il marchio Motorola, sostituendolo al marchio Zuk e dallo stesso marchio Lenovo. Quindi nel 2016 Lenovo inglobò completamente l'azienda. Da questo momento i due marchi avrebbero avuto due identità distinte. Motorola avrebbe prodotto per suo conto con la serie Moto G e la serie Moto Z, invece a Lenovo, per suo conto in collaborazione con altri produttori, sarebbe spettata la serie Moto E e Moto M. Tutti gli smartphone sarebbero stati venduti sotto il marchio Lenovo Moto, tuttavia con la M alata impressa sulla confezione di vendita, nella pubblicità e nell'animazione di avvio. Lenovo inoltre decise di rievocare lo storico molto famoso Moto, famoso ai tempi di Motorola V3, Hello Moto. Quindi voglio dire, si stanno comprando le aziende, stanno fagocitando l'industria occidentale. Noi come ci possiamo salvare da un'immigrazione soprattutto africana e asiatica che viene in Europa e in particolar modo in Italia, perché i francesi respingono gli immigranti in Italia? Semplice: dislocare le aziende italiane dislocate in Cina, rilocalizzandole in Africa. Diamo lavoro e preparazione professionale agli africani e vedrai che non vedranno l'ora di ritornare in Africa, addirittura non di non venire in Italia. Quindi io non dico che bisogna scacciarli semplicemente, ma bisogna dargli opportunità di lavoro in Africa. Se vogliono venire come turisti, che vengano. Poi c'è da dire un'altra cosa, che in effetti costerebbe di meno dargli da lavorare in Africa, perché in Africa 100 euro sono 100 euro al mese e ci vivi, piuttosto che dover spendere per delle persone che non trovano lavoro, perché non c'è lavoro per gli italiani, dover spendere dai 1.000 ai 10.000 euro al giorno per mantenerli. Perché allora non fare scuole, ospedali e fabbriche, scuole professionali, istituti professionali, primaria, secondaria, terziaria, università in Africa? Oggi si spenderebbero magari centinaia di milioni di euro, ma domani se ne avranno ingenti guadagni, capito? Iniziamo a mettere fabbriche per tutta Africa, invece che dislochiamole dalla Cina. Ormai in Cina non sono poveri, ci sono sempre più milionari in Cina, fanno soldi con il nostro consumo. Allora portiamo le industrie, portiamo il lavoro, portiamo l'istruzione, portiamo l'educazione, portiamo la cultura e gli ospedali in Africa e vedrai che quelli che sentiranno la necessità di emigrare dall'Africa saranno magari l'1% con rispetto ad adesso, e magari saranno tutte persone qualificate, capito? Poi l'immigrazione massiva non aiuta l'Africa, perché devono indebitarsi per migliaia di euro con le mafie africane, con le mafie europee, con le mafie italiane. Vengono sfruttati in Italia, magari per raccogliere dei pomodori, sono pure dei medici, e oltretutto bisogna dire che basta, cioè è evidente sotto gli occhi di tutti che vengono a fare, vengono a vivere male, quando in questo modo impoveriscono il loro stesso paese e il loro continente. Perché magari se vengono dei professionisti, sono dei professionisti che potrebbero rimanere in Africa a lavorare
ma vengono qua o perché vogliono guadagnare molto di più o perché ci sono delle dittature o perché, anche se in Africa guadagnerebbero bene per vivere, visto che ci sono molti disoccupati, visto che ci sono molti disoccupati, decidono di immigrare, perché in questo modo loro in Italia guadagnano di più come infermieri che non come medici in Congo. Alessandro Arcangeli, come stai, carissimo? Carissimo anche a te, Alessandro Arcangeli. E mi raccomando, supportami, so che mi sopporti. Allora mi supporti diffondendo i miei video, perché io non voglio fare come gli altri youtubers che chiedono con la PayPal, che chiedono con la Mastercard, che mettono vari siti di raccolta di denaro. Io credo che sia giusto soltanto che la gente ti guardi i video, perché questo è lo spirito di YouTube, non che devi chiedere. Quindi, se vi piacciono i miei video, commentateli. Adesso io sto parlando a ruota libera, perché come sempre, anche se mi scrivo delle cose o non me le ricordo, o improvvisamente c'ho l'opportunità di parlare e parlo, non è che mi organizzo dei giorni la settimana. Allora a volte per un mese non registro nulla, a volte in una settimana faccio dai 2 ai 5 video, come nel passato, dalle 2 alle 5 live. Dipende tutto da come mi gira, da come girano le cose. Allora spero, Alessandro Arcangeli, che tu stai bene. Io sto benissimo. E poi magari rivediti questa live, che adesso già porta il 37 minuti, e parlavo del governo, parlavo delle cose che a me sembrano buone che ha fatto, anche se non sono né pentastellato né leghista. Dicevo che tanto PD e PDL si litigavano su questi temi che stanno portando avanti quelli del governo Conte, e però loro non hanno mai fatto niente in decenni che si sono spartiti il governo, perché tanto stavano l'uno all'opposizione dell'altra, poi governavano allo stesso modo. Quindi finalmente qualcuno che fa le cose diverse, speriamo che vada bene, speriamo che ce la caviamo, come scrisse qualcuno. E poi bisogna vedere come finirà Google Plus, e se ci avrà casa Google dei problemi anche con altre applicazioni, con Gmail, con YouTube, con anche YouTube, ma anche Android. Ci avrà delle falle Android che noi non sappiamo? Ti posso chiedere un parere su perché Bassetti ha l'ergastolo e la Franzoni 16 anni più i bonus per buona condotta? E mistero, sì, mistero. Bassetti chi è? Franzoni chi è? Se rapidamente me lo potresti dire, io adesso googleo. Speriamo che non ci tolgano anche Google come ricercatore, perché funziona bene, però magari dopo che hanno scoperto la falla in Google Plus, magari riusciranno a la Franzoni, quella che nel nord Italia aveva ucciso il bambino. Succede che Bossetti dichiara Gambirasio, e non lo so. Infatti ci sono molti dubbi processuali sul caso Bossetti. Io non so se sia stato colpevole o, come nel caso di Pacciani, che sia stato semplicemente un esecutore. Magari Bossetti è stato un esecutore per ordine di qualcuno che voleva una vittima sacrificale, perché dicono che ci sono molti satanisti
che sacrificano persone in Italia, soprattutto nel triangolo satanico che c'è nel nord Italia. Dicono che c'è Torino è considerata la città di Satana e c'è una chiesa di Satana a Torino addirittura, e si parla di triangoli magici fra Torino e altre due città che di volta in volta sono identificate. Quindi sette sataniche, boom di violenze rituali. Questo è 15 aprile 2018. Caccia alle streghe nel triangolo di Belzebù, torna l'allarme Lucifero, un articolo del 6 dicembre 2010. E la mitologia secondo cui Torino sarebbe la città di Satana farebbe parte di triangoli magici con altre due città identificate di volta in volta in modo diverso, non è di origine antica ma risale al 1968-1972. Qua c'è un articolo che parla di questo, e quindi il caso Paciani, non so se ti ricordi, e qua c'è la ricerca in Google che ti lascio sempre nel chat. E poi c'è questo: sette sataniche, boom di violenze rituali. È preoccupante. Oggigiorno il numero verde antisette della comunità Giovanni XXIII riceve 15 telefonate di vittime, oltre 5.000 l'anno. Storie di bambini abusati come Luca, violentato anche dai nonni. Quindi nel caso di Gambirassio forse c'è dietro qualcosa del genere, perché le sette purtroppo proliferano molto. Ti ho lasciato invece la Franzoni, la Franzoni del delitto di Cogne, ecco qua. Probabilmente gli hanno dato le attenuanti perché sarebbe stato in un impeto di ira, forse lei aveva delle manie compulsive ed ossessive perché aveva paura che il figlio fosse malato, o forse perché pensava che fosse malato o che poteva diventare malato, e allora l'ha voluto sopprimere perché non soffrisse. Questa era una delle ipotesi che si diceva, o perché l'ha fatta innervosire, visto che doveva accompagnare il più grande a prendere l'autobus, lo accompagnava a piedi se non mi sbaglio. Allora, visto che il più piccolo aveva difficoltà a mettergli le scarpette, in un accesso di ira lo avrebbe ammazzato. E poi ha portato il più grande a prendere l'autobus e di ritornata a, non so, a fingere che fossero entrati da fuori, magari lo ha accoltellato, lo ha accrigliato. Io non mi ricordo com'è stato il caso, però è molto probabile che lo abbia ammazzato in un impeto di ira. Qua non riesco, c'è stata una campagna mediatica come sempre. Bruno Vespa che ricostruiva con i suoi plastici la casa, la villetta. Abbiamo imparato a memoria com'era la villetta della Franzoni a Cogne. Tutto il mondo sapeva com'era la casa, perché anche in che materiale è stato costruito. Il web e il delitto Cogne, insomma, alla fine. Finito il processo mediatico, finito il processo in tribunale, condannata e tutto, se ne sono andati da quella casa perché ormai la conoscevano tegola per tegola, mattone per mattone,
stanza per stanza, dove si entrava, dove si usciva. Se adesso non so chi ci vive, se la affittano, perché chi ci vive lì, oltre a vivere in una casa dove è rinominata per un omicidio aberrante, se vanno dei ladri, se non gli hanno realizzato delle modifiche alla casa, delle modificazioni, sanno da dove entrare e come rubare. Sì, Bruno Vespa, sempre con le sue sceneggiate televisive, con i plastici, adesso tutti conoscono quella casa. Se non l'hanno rifrazionata, rimodellata, i ladri, guardando qualche episodio in internet di Bruno Vespa nel web, e sanno da dove entrare e dove andare a svaligiare, dove stanno le stanze, eccetera. E quindi è un danno che fanno fare vedere i plastici della... fai vedere solo il luogo del delitto, ma non tutta la casa. Ti facevano vedere la mansarda, l'attico, il pianerottolo, il giardino, i vicini, le case dei vicini, e si erano tutti scocciati. Sta più involucrato in una faccenda tipo come si chiama, mi era venuto in mente prima, Pacciani. Allora Pacciani era un depravato, un degenerato che con i suoi amici di merenda andava ad ammazzare la gente, soprattutto per strappare gli organi genitali femminili alle donne. Infatti, quando per sbaglio uccideva una coppia di omosessuali, non succedeva nulla, cioè li ammazzava perché non esistessero testimoni. In molte occasioni è successo che hanno ammazzato degli omosessuali o della gente sola, pensando che fosse una coppietta eterosessuale. Quando succedeva che ammazzavano una coppietta eterosessuale, a lei gli estirpavano gli organi genitali e gli lasciavano nel luogo degli organi genitali un tralcio di vite. Si dice che erano iniziazioni esoteriche, che erano tutte cose che poi servivano agli esoteristi, magari se la mangiavano questa roba qua che lui estirpava del corpo della donna. E quindi io credo che forse hanno processato Bossetti perché magari un grado di responsabilità ce l'aveva, io non lo so, forse no, ma non sono arrivati ai livelli superiori, a chi stava sopra Bossetti. E quindi secondo te qual è la tua opinione? Bossetti è stato lui il colpevole, o invece lo hanno incriminato, come molti dicono, per non responsabilizzare l'allenatrice della Yara Gambirasio? Se invece è stato Bossetti, è stato lui presumibilmente a abusare di lei, o è stato qualcun altro? Perché magari lui l'ha consegnata e anche convinta, magari anestetizzata, magari narcotizzata, o magari l'ha direttamente uccisa perché l'abusatore era un necrofilo, oppure semplicemente l'ha accompagnato in un luogo e lì l'ha fatta scendere perché la ragazza lo conosceva e pensava che la portava a casa. E se invece lavorava per un'organizzazione come come Pacciani, magari qualcosa è uscito male e allora l'ha uccisa e poi l'ha abusata, o magari prima l'ha abusata e poi l'ha uccisa, magari è uscito male che si è fatto tentare e l'ha abusata lui e poi l'ha dovuta uccidere perché non parli, perché la doveva portare magari immacolata o senza averla toccato da questa organizzazione. Lei si è resistito, si è resistita, e lui gli è venuta voglia di abusarla e poi l'ha uccisa per non consegnarla all'organizzazione, oppure hanno usato il furgone di Bossetti e l'hanno rapito, abusato, ucciso ritualmente, oppure lui ha fatto parte di questo rituale anche. Però non si indaga oltre. Allora vorrei sapere queste opzioni, quale di te fra queste opzioni sono valide, caro Alessandro Arcangeli. Lascia il commentario appena potrai, appena sarà finita la diretta. Grazie per avermi suggerito questi argomenti. Per me invece il caso di Franzoni, il caso del delitto di Cogne, che sta a casa, Erika cerca lavoro, la seconda vita dei condannati,
Anna Maria Franzoni, che c'entra Erika? Vabbè, qua ho letto Erika. Anna Maria Franzoni, Erika del delitto di... Ah sì, e il fratello undicenne Gianluca, non mi ricordo chi avevano ucciso. Ci sono tanti omicidi che sono successi, è un disastro. La nuova vita di mamma di la nuova vita della mamma di Cogne, Anna Maria Franzoni. Anna Maria, c'è chi lo scrive tutto attaccato, c'è chi lo scrive staccato. Vabbè, allora c'era il delitto di quella studentessa, delitto Kerr, vediamo un po', delitto Kerchel. L'omicidio di Meredith Kerchel, non ve lo ricordate più? Ecco, l'omicidio, sesso e coltelli nella casa di Perugia degli studenti universitari. L'omicidio di Meredith Kerchel, ve lo ricordate dell'omicidio di Meredith Kerchel? Avevano accusato un africano e poi era innocente e poi no. E poi era innocente e poi l'americana è ritornata in America e non è stata più processata, se non mi sbaglio, non se n'è fatto nulla. E allora, come dire, e qua ti lascio un altro link, l'omicidio della Kerchel, in che è rimasto? Due in inglese venne sgozzata durante una casa dove viveva con altre studentesse a Perugia. A dare l'allarme l'indomani sono i due fidanzati, Amanda Knotts e Raffaele Sollecito. Poi quello che ha ucciso la fidanzata, che c'erano le macchie di sangue in casa, e poi sotto tetto chiesa morta. E poi anche questo omicidio di Elisa Claps, nel sottotetto della chiesa. Ecco, nel sottotetto di una chiesa, tanto per cambiare, i preti non solo abusano dei bambini, ma uccidono le donne, a quanto sembra. Chi è che ha coperto quell'omicidio? Il segreto di Anna, la poliziotta del caso Claps. Cercate. Io vi metto direttamente la ricerca che ho fatto in sottotetto chiesa, omicidio ho già messo. Ci sono molti casi misteriosi. Ecco, io ho già dato delle risposte al mio amico Alessandro Arcangeli, che mi dovrà poi fare dei commentari qui sotto per suggerirmi altri temi. Ma voi, se avete delle domande da farmi sui serial killer, sugli omicidi, sugli ultimi omicidi in Italia, su qualcuno in particolare, su Elena Claps, su quello che sia, mi raccomando, io adesso c'ho da fare e vi ho potuto dedicare questi 54 minuti, che sono stati molto larghi. Mi raccomando, aiutatemi, commentate questo video, proponetemi dei temi e soprattutto condividete questo video affinché altri possano commentarlo. Adesso non ho più nulla da aggiungervi, vi consiglierò dei video qua nei lati e anche qua nelle anteprime, nei riquadri, e poi in alto quelli più visti. Ma voi guardate quanti più video miei potete, commentateli, dategli like o dislike se vi piace o no, per farmi sapere quello che ne pensate, e condividete i miei video affinché altre persone possano commentarli il più possibile. Io sono disoccupato, aiutate il mio canale di YouTube a crescere, mi piacerebbe che YouTube ricominci a monetizzarmi di nuovo. Non voglio chiedervi denaro con la PayPal, perché è ingiusto, uno youtuber deve guadagnare con YouTube. Quindi vi ringrazio di tutto,
Ciao Alessandro Arcangeli, adesso devo tagliare, passo e chiudo e niente, so che mi stai seguendo perché mi stanno seguendo in due persone, solo tu hai commentato, ho avuto 3 like, sono contento, chissà quante visualizzazioni, adesso solo uno spettatore, quindi se n'è andato Alessandro Arcangeli. Ah, ciao, ci sei, sei rimasto tu, ciao amico. E mi raccomando, magari farò una serie di video sui serial killers, mi documenterò, vedrò di parlare, però tu proponimi dei temi. Fra circa mezz'ora, quando YouTube avrà finito di editare questa diretta, questo live, e io potrò mettere i video consigliati, tu fammi delle domande, fai dei commentari e mi raccomando, cerca di distribuire questo video il più possibile dicendo ai tuoi contatti che commentino e condividano il video perché possano commentarlo anche altre persone, così mi aiuterete a recuperare ore di visualizzazione e la monetizzazione, perché a volte ogni 28 giorni c'ho 6.000 ore, no, 6.000 minuti, 7.000 minuti, sale, salgono e scendono ogni 28 giorni i minuti, ma io voglio avere almeno 4.000 ore in un mese, non 28 giorni minuti. Allora, ultimamente c'è una tendenza positiva, aiutami a incrementarla. Vi saluto perché se no mi ripeto, poi non mi ero organizzato un tema, c'avevo del tempo libero e infatti il titolo è Breaking News, ultime notizie dall'attualità. Adesso c'ho di nuovo 2 spettatori. Ringrazio il secondo spettatore di essersi unito adesso, lo saluto di cuore, però purtroppo gli dico guardati questo video appena sarà disponibile perché devo staccare la live, non posso intrattenermi più tempo e quindi, come dire, e poi guardate i video che ho messo in descrizione, che sono quelli che vi consiglio, guardate tutti i miei video, commentateli, mettetegli like o dislike a seconda che vi piacciono o no, e poi oggi o domani vi lascerò fra i video raccomandati in alto nell'angolo a destra e nelle anteprime, nei riquadri, negli angoli, i video più visti. Ma voi guardate quelli che stanno in descrizione e poi quelli che stanno nel mio canale, tutti, anche nelle liste o cartelle di riproduzione. E poi io appoggio il governo, non perché sia pentastellato o leghista, ma perché molte cose sono giuste che stanno facendo. Arrivederci, grazie di seguirmi, della vostra pazienza, del vostro entusiasmo. Il vostro Sant'Enchan, saluto a Andrea, no, come si chiama, Alessandro Arcangeli, saluto a Samantha, saluto a Amleta Bloom, eccetera eccetera, e a presto, ciao, se no non finisco più, e poi ho già fatto circa 58 minuti, quanto ho fatto di video, ho fatto 58 minuti, anzi 59 con 24. Ciao ciao. Samantha mi aveva chiesto di fargli vedere i miei anelli. Questi sono quelli che ho trovato, non so se ce n'ho qualcun altro. Ciao Samantha. E mi raccomando, seguitemi in Instagram, datemi like e mettete, come vi ho detto all'inizio, se volete che i vostri post in Instagram siano seguiti, mi raccomando, mettete queste due cose, mettete nei vostri post e taggatemi nella foto, mettete questo e mettete anche il mio hashtag Sant'Enchan. Queste 3 cose dovete fare se volete che vi seguano in Instagram. Taggatemi, mettete nella descrizione chiocciola Sant'Enchan e, come ho detto adesso nel chat, numerale o cancelletto Sant'Enchan. Io ogni giorno ricevo dai 100 a 1000 like nel mio profilo di Instagram e ci sono un mucchio di persone che cercano con l'hashtag Sant'Enchan, quindi mettete nelle vostre pubblicazioni di Instagram hashtag Sant'Enchan e vedrete che avrete anche voi molti like. Arrivederci, io tratto di aiutarvi, voi anche, mi raccomando, trattate di aiutare me, e una mano lava l'altra, voi nominatemi papa che io vi incorono re. O Francia o Spagna, purché se magna. Ciao, se no non finisco più, devo stringere, mi dilago, mi dilungo,
E lo so che a molti di voi, molti di voi, vi piacciono i video larghi. Allora il vostro amico vi saluta, il vostro amico Santenchan, care amiche ed amici di YouTube, di Instagram, eccetera. E chissà se Android avrà dei problemi come Google Plus, se ce li avrà anche Google Chrome, il ricercatore Google e YouTube. Spero di no, ne ho già parlato nei miei ultimi video. Se siete interessati a questi argomenti, guardateli. Arrivederci, ve li lascio anche in descrizione. Annuncio chiusura social network Google Plus. A quando toccherà ad Android? Falla la sicurezza, chiude i battenti Google Plus, il social network mai decollato. E voi cosa ne pensate? Potrà chiudere anche YouTube ed Android? Chi lo sa? Ciao.